Buonasera e ben ritrovati a TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo di Talent Garden, siamo qui per parlarvi di Talent Garden Bergamo in compagnia di Alberto Trussardi, founder di Talent Garden Bergamo, e di Mario Viviani, un tag people, sviluppatore di applicazioni. Allora, ciao Alberto e ciao Mario. Ciao. Allora, il modello di Talent Garden è un modello di co-working e rappresenta proprio un vero e proprio giardino, nel senso proprio della metafora del giardino, viene usata, dove germogliano giovani talenti. Si tratta proprio di una condivisione di spazi di lavoro tra professionisti, tra giovani professionisti del settore digitale, che organizzano una serie di eventi e di iniziative sempre legate al mondo digitale. Da settembre dello scorso anno Talent Garden è sbarcato anche a Bergamo, sì. Sulla via provinciale 64, sì. A Dalmine. Allora, io mi rivolgo direttamente a te, Alberto, che sei proprio il fondatore di Tag Bergamo. Vuoi spiegare ai nostri telespettatori proprio che cos'è Talent Garden? Certo. Talent Garden è uno spazio di co-working riservato a persone che lavorano nel mondo del digitale. Questo vuol dire che se io sono un professionista, quindi un programmatore, un grafico, un visual designer, uno sviluppatore, posso chiedere di essere inserito all'interno di uno spazio di co-working come Tag per poter lavorare e cooperare vicino ad altre persone che non hanno necessariamente la mia stessa figura professionale, ma hanno delle competenze contigue alle mie, quindi completano la mia figura. Talent Garden viene appunto definito come spazio di co-working perché vuol dire che io arrivo in uno spazio simile, prendo in affitto una mia scrivania, un mio spazio da poter condividere con altri del mio stesso settore. Questo vuol dire perché farlo? Cioè la domanda che viene naturale è questa. Perché se io sono ad esempio un bravo programmatore e sono vicino a un bravo grafico, io posso mettermi assieme a lui per cercare di creare un prodotto migliore rispetto a quello che potrei offrire a un mio cliente da solo. Esatto, quindi una nuova concezione proprio del lavoro, quindi di condivisione, sì. Giusto? Sì. Allora, Tag però, oltre a essere una filosofia, è proprio un modo di concepire, differente di concepire il lavoro tra giovani professionisti, è anche proprio uno spazio fisico. Esatto. Vuoi descriverci come è strutturato Tag? Sì. Beh, Talent Garden è una società nata dalla sinergia tra Ferretti Casa e Alberto Trussardi, che sono io, e da uno spazio di 550 metri quadrati a Dalmine, in via provinciale 64, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che può ospitare fino a un massimo di 42 persone operanti nel settore del digitale. È uno spazio fisico, quindi ha una sua superficie con i tavoli di lavoro, ma non è soltanto un insieme di tavoli di lavoro, ci sono altre aree dove poter portare ad esempio i propri clienti, quindi ci sono delle sale riunioni, degli acquari con delle vetrate trasparenti, ci sono delle aree relax, ci sono mobili eco chic, cioè tutto in cartone, un arredamento in stile Google. E ci sono anche delle aree di svago, abbiamo un calcetto, abbiamo l'Xbox per la sera, avere dei momenti di networking tra gli abitanti. Perfetto, e quindi che cosa sta portando quindi Talent Garden a una città come Bergamo? Tag spero stia portando in una città come Bergamo molta innovazione, molta immaginazione e molta freschezza. Quando un imprenditore arriva in Tag e entra in uno spazio come Talent Garden, ha una percezione a 360 gradi di quello che sono il ventaglio delle offerte del mondo del digitale, perché in uno stesso spazio può trovare un professionista scelto per quanto riguarda il mondo della grafica, un professionista per quanto riguarda il web design, uno che fa applicazioni mobile, un altro che invece ha una startup digitale con cui creare delle sinergie, dei rapporti. Tutto all'interno dello stesso, esatto. Spazio, diciamo. Esatto. E volevo chiederti poi, Alberto, qual è il valore, insomma, che Talent Garden offre alle imprese? Sì. È appunto questo ventaglio di scelta di persone che abitano nello spazio, quindi quando uno arriva in Tag sa che ci sono competenze diverse, quindi rivolgendosi a una persona sa che questa persona non è più da sola, ma ha attorno tutta una rete di altri imprenditori o professionisti che possono completare
la sua professionalità, quindi uno spazio per accrescere la professionalità. Benissimo, e abbiamo qui poi con noi anche Mario Viviani, che è proprio un tag people, esatto. Vuoi presentarselo tu, Alberto, visto che collaborate insieme? Sì, mi farebbe molto piacere, perché Mario è un ragazzo molto timido e non vuole dire certi successi che ha avuto fino adesso. Mario Viviani è tra i primi 100 sviluppatori al mondo, secondo le statistiche di Google, come miglior programmatore Android, quindi uno che ce la sta facendo. Con le sue applicazioni, quindi quelle specie di programmi che ci sono all'interno dei telefonini, quelle icone che vedete sul telefono, hanno fatto più di 10 milioni di download in tutto il mondo, quindi dei numeri anche importanti. Questo dimostrazione che Tag è anche un vivaio di talenti giovani, cioè perché c'è una fascia di età che va dai 25 ai 40 anni, quindi la media è proprio sui 30. Ma la cosa che dà più soddisfazione è che molte di queste persone sono state notate a livello mondiale, sia da colossi come Facebook in California che da Google a Mountain View. Quindi raccontaci rapidamente quindi la tua esperienza, Mario. Certo, ciao Federica. Talent Garden sta dando veramente tantissimo alla Bergamasca, sta dando tantissimo a noi giovani imprenditori. Io ho iniziato 2 anni fa la mia attività di sviluppatore e a settembre di quest'anno sono stato il primo Tag People a entrare in Talent Garden, un progetto in cui ho creduto subito, e devo dire che mi sta già dando molte soddisfazioni. Come sviluppatore singolo per me era inizialmente molto difficile poter affrontare progetti grandi, progetti importanti, mentre in Talent Garden ho già incontrato in pochi mesi figure professionali che mi stanno dando moltissimo. Talent Garden consente di fare proprio questo, consente di migliorarsi, consente di confrontarsi con persone che altrimenti sarebbe molto difficile incontrare, fare impresa, fare startup. E in particolare una cosa che a me piace molto di Talent Garden è il fatto che è uno spazio molto aperto. È uno spazio aperto a tutti, non è solo chiuso per le figure professionali interne, ma addirittura organizziamo eventi aperti a tutti, approfondimenti sul digitale, sul fare impresa giovane. E questo secondo me è un grosso valore aggiunto che sta dando a Bergamo e che potrà dare in futuro. In soli 5 mesi abbiamo già fatto moltissimo, io spero che potremo fare ancora di più nei prossimi mesi. Insomma, io sono molto molto soddisfatto e vi invito a venirci a trovare. Dalmine, allora via Provinciale 64. Esattamente. Esatto. Allora io vi ringrazio, Alberto e Mario, per essere stati qui con noi questa sera e per averci avvicinato a questo nuovo modo di concepire anche il lavoro, quindi come passione, non solo come guadagno, ma come passione di giovani professionisti. Io ringrazio anche i gentili telespettatori di Video Bergamo per averci seguito e auguro a tutti un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.